Buongiorno a tutti amici di YouTube per questo nuovo video del mio canale. Questa volta non parleremo di cinema, bensì di musica. Magari vi siete accorti nei miei precedenti video che gli sfondi della mia stanza parlano di una mia passione per l'heavy metal, per l'hard rock degli anni 80, e quindi in questo video vi parlerò in modo molto anche breve e discorsivo, senza troppe analisi e riflessioni, di un gruppo che ho sempre amato da quando ero ragazzino, ovvero i mitici Wasp di Blackie Lawless, e in questo video mi concentrerò specialmente sugli album usciti dal 1984, ovvero il debut degli Wasp, all'album Still Not Black Enough del 1995. Il vero nome di Blackie Lawless, come tutti sanno, è Steven Duren, e a metà anni 70, cioè nel 1975, Steven Duren fa parte dell'ultima, della coda finale di quell'incarnazione storica del glam rock americano che erano i New York Dolls. Ormai erano orfani di Johnny Thunders, quindi Blackie Lawless entra nei New York Dolls ormai alla fine di questo processo, però questa esperienza sarà importantissima per la sua carriera, per la carriera negli Wasp, per la formazione di un immaginario non prettamente classico, che andava a distruggere tutti gli stereotipi e i luoghi comuni dei ben pensanti verso l'hard rock. Il primo album degli Wasp è questo album qui, Wasp 1984, formazione Blackie Lawless, Chris Holmes, Tony Richard e Randy Piper, un quartetto di talento che aveva dalla loro parte una grandissima potenzialità. Avevano tante di quelle canzoni nel loro archivio che compilare questo primo album per gli Wasp è sicuramente stata una delle cose più facili del mondo, perché dal 78 fino all'83 Blackie Lawless si dette da fare registrando tantissimi demo, componendo una quantità sterminata di canzoni, facendo parte di band come i Sister, e quindi il loro repertorio, che poi andrà registrato nel primo album, sarà molto semplice e che avrà un successo molto importante nel panorama statunitense dell'84. Vi basta citare qualche singolo di questo album, come I Wanna Be Somebody, come Love Machine, il Love Ballad, che possiamo chiamare Love Ballad anche se è una ballad infernale, come Sleeping in the Fire, oppure canzoni dall'impatto prettamente heavy metal come The Flame, B.I.D., School Days, che riusciva a rimescolare il classico inno antiscolastico anni 50 per eccellenza in una canzone completamente inedita, e assolutamente non è una cover del classico rock and roll, però riesce a prendere tutti quei temi e mescolarli in un nuovo calderone heavy rock. Per poi non parlare di The Torture Never Stops, così aggressiva, con quei riffing di chitarra e quei suoni acidi che resero l'album di debutto Wasp uno dei migliori debutti della storia metal degli anni 80, dopo quello degli Iron Maiden del 1980. Ce ne sono pochi altri proprio in quel periodo 80-85 che riescano a realizzare dei debut album così pieni di hit dalla prima all'ultima canzone. Come molti sanno, ci fu il problema di Animal, cioè Animal Fuck Like a Beast, la canzone maledetta dell'inizio carriera degli Wasp, costrinse la band a toglierla dalla tracklist ufficiale del disco, di farla uscire come singolo, e poi questo singolo uscirà anche in versioni rimaneggiate durante tutti gli anni 80, se non sbaglio anche durante il periodo di Live in the Raw uscì un singolo di Animal, perché questa canzone fu censurata in moltissimi paesi, e visto che in quel periodo c'era il PMRC negli Stati Uniti, loro cercarono comunque di combatterlo in certi modi, ma l'esclusione di Animal fu un fatto inevitabile per la band di Blackie Lawless. L'84 primo disco, seguì il secondo album nel 1985. L'album del 1985, il secondo album degli Wasp, si chiama The Last Command, ed è questo simpatico album qui, con la copertina molto agguerrita di Lawless, con la bandiera, con il loro stemma. È un album che riesce a seguire gli stilemi aggressivi, melodici del primo album, che però attraverso anche la produzione di Foffer riesce a levigare alcuni aspetti della produzione. C'è da dire che quegli aspetti più grezzi, più metal rock contenuti nel primo album
erano il potenziale ed erano un pregio nella struttura dell'album. E quindi in questo The Last Command ci sono canzoni meravigliose come Wild Child, Blind in Texas, come Fistful of Diamond. Ci sono canzoni memorabili, però forse quello che manca nel complesso è quella cattiveria che traspariva dal primo album, che tuttora ritengo, come ho detto prima, insuperato nella prima parte della carriera della band americana. Tuttavia, come dicevo prima, quest'album ha al suo interno canzoni come Widowmaker oppure Cries in the Night, che fu una delle tante canzoni composte da Blackie tra il 78 e l'83, e questo fa capire anche quanto era avanti come mentalità, perché se sentite nell'album dell'85 Cries in the Night e vi immedesimate sempre nella solita canzone, però posizionata temporalmente nel 79-81, capirete che pochi riuscivano a scrivere in quella maniera, un songwriting direttamente posto nel decennio successivo. E quindi Cries in the Night nell'album ci sta assolutamente bene, come tante altre canzoni che sono contenute in questo secondo album degli Wasp, che comunque, come vi dicevo prima, anche grazie ai singoli Wild Child con il bellissimo Video nel deserto e Blind in Texas riuscirono ad aumentare la popolarità di questa band. Terzo album per il terzo anno consecutivo, Inside the Electric Circus, altra perla degli anni 80 targata Wasp. Cambio di bassista: Blackie Lawless passa alla chitarra ritmica, Chris Holmes rimane alla chitarra solista e al basso arriva Johnny Rodd, un personaggio istrionico, un biondo che aveva avuto un passato nei King Cobra di Mark Free e che riesce anche tramite le sue performance dal vivo sempre energiche, che copiavano un po' in un certo modo lo stile di David Lee Roth con le sue spaccate scosciate, riusciva a rendere il circo di Inside Electric Circus un evento memorabile. Tuttavia gli Wasp con questo album realizzano un album che non raccoglie un successo e una critica molto favorevole, tuttavia da mio parere, da fan e da appassionato della band, posso dire che tre canzoni di questo album bastano per demolire intere discografie di band minori che vengono idolatrate magari tutt'oggi o anche nel passato, perché basta prendere una I'm Alive, una Restless Gypsy, una Mantronic e anche la title track Inside Electric Circus, sempre molto carina, insieme alle cover di Easy Living e I Don't Need No Doctor, si riesce a fare un album veramente intenso, con un sound che torna un po' alla grezzezza del primo. Alcune cose, diciamo, un po' pulite di The Last Command vengono nuovamente sporcate, e infatti il sound di questo Electric Circus, pur essendo uscito nell'86, anno nel quale gli Wasp partirono in tour con gli Iron Maiden a supporto di Somewhere in Time, non è un disco, diciamo, con i sintetizzatori come potevano essere Somewhere in Time o Turbo, e si poteva aspettare una band come gli Wasp una svolta in quel modo lì, una svolta interessante di sperimentazione. No, invece Electric Circus punta sul sicuro, e questo è stato visto dalla critica un po' come un difetto. Tuttavia un album che contiene le canzoni che citavo precedentemente merita il rispetto e l'ammirazione di chi ama quel tipo di sonorità. Electric Circus quindi merita la palma del podio dei primi tre album degli Wasp, forse anche in ordine di come sono usciti: il debut come al primo posto, The Last Command al secondo posto, Electric Circus al terzo posto. Nell'87 si arriva alla realizzazione del Live in the Raw, il primo live degli anni 80, primo e unico live degli anni 80 registrato dalla band americana, che contiene al suo interno una canzone che poi fu utilizzata nella colonna sonora del film Ghoulies 2, uno dei tanti cloni di Gremlins che vennero fuori negli anni 80. La formazione è sempre agguerrita e carica, la performance registrata sul disco merita sicuramente un ascolto da parte dei fan degli Wasp, quindi il Live in the Raw dell'87 ve lo consiglio assolutamente per i completisti della discografia della band americana. Gli anni 80 per gli Wasp passano molto in fretta, tra successi e insuccessi, tra incomprensioni, tra litigi, tra cambi di line-up, purtroppo tra una mancanza di un tour da headliner, perché basta pensare anche a cosa succedeva a band come Dokken,
una band cardinale per tutto il movimento americano di quel periodo lì, tra l'82 e l'88 non riuscì mai ad avere un tour da headliner negli Stati Uniti, bensì lo ottenne in Giappone. Basti pensare a Live Beast from the East, registra proprio quella performance giapponese. Mentre negli Stati Uniti i Dokken non riuscirono mai a fare band, essere la band headliner, bensì essere spesso di spalla o a Ivan Allen nel tour del Monsters of Rock dell'88, oppure agli Aerosmith nel tour dell'87 e via dicendo, tornando indietro negli anni. Questo un po' fa capire anche l'altissima qualità che c'era, visto che se band come Wasp e Dokken erano i rincalzi di turno, immaginatevi come erano le prime leve. Si arriva all'89, album della maturità, considerato all'unanimità uno dei migliori album dell'intera discografia e dell'intero anno 1989, The Headless Children, album che fa cambiare idea a tanti ex detrattori dei Wasp. Un album assolutamente memorabile, una potenza sonora mai vista, uno stile rivoluzionato, qui sì, davvero sì. Blackie Lawless prende le redini della band, la trasforma quasi, che poi vedremo dopo, in una one man band e riesce a fare delle composizioni che prendono tutta la lezione che sicuramente è stata imparata in quel tour con gli Iron Maiden. Non è da scartare quanto Blackie si sia fatto influenzare dalla composizione di Steve Harris e soci, tant'è che l'album si apre con quella bellissima canzone che si chiama The Heretic, e solo i sordi non si accorgono quanto si avvicina alla celebre Moonchild registrata dagli Iron Maiden l'anno precedente su Seven Son of a Seven Son. Poi l'album prosegue con cover di The Who come The Real Me, e l'influenza dei The Who è presente in tutto l'album, come presente sempre stata nel bagaglio culturale di Lawless. Alla batteria c'è Frankie Banali, ex Quiet Riot, e al basso sempre il nostro Johnny Rodd. Un album che anche a partire dalla fine, di solito un album che di solito gli album andavano un po' a scemare, qui anche se parti dalla fine troverai canzoni stupende. Rebel in the FTG, Man Heater, canzoni proprio di una potenzialità fresca, e stiamo parlando dell'89, quindi alla fine di un decennio in cui l'heavy metal aveva detto tutto il possibile in tutti i generi, i sottogeneri e le declinazioni varie. Nell'89 con questo album loro, utilizzando tutte le influenze che erano venute fuori in quel periodo, riescono ad essere allo stesso tempo freschi e inediti, e questo The Headless Children sicuramente merita il podio numero uno per la seconda metà degli anni 80. 1992, The Crimson Idol, una delle più famose opere rock, hard rock degli anni 90, una risposta in chiave più melodica a Operation Mindcrime The Queensryche, uscito nel 1988, un album che sarebbe da tramandare ai posteri. Un disco che viene realizzato da Lawless con lunghi tempi di preparazione, un disco suonato da State Holland, da Blackie Lawless, da Johnny Rodd e da Bob Kulick. L'importanza di Bob Kulick in questo disco è fondamentale, un chitarrista solista così bravo gli Wasp non ce l'avevano mai avuto. Gli assoli contenuti nelle canzoni di questo stupendo album sono ancora oggi studiati, e se vedete anche, che ne so, la gente su YouTube, questi che fanno i video di cover di chitarra, saranno pieni di assoli di canzoni come I Am One, come The Invisible Boy e soprattutto la bellissima ballad The Idol e Hold On To My Heart. Però ho citato The Idol perché dentro questa canzone c'è tutto quello che Blackie voleva dire, voleva riunire, come già aveva cominciato a fare in The Headless Children, la passione per il metal e la passione per il rock del passato. Un esperimento che ho fatto anche personalmente è che se prendete la parte strumentale e solistica di The Idol, c'è al suo interno la solita ripetizione dei pattern dell'assolo di Comfortably Numb dei Pink Floyd, quindi David Gilmour rivisto in chiave metal rock con un assolo non più lento e suadente come quello di Comfortably Numb, ma con un pirotecnismo, un modo barocco e stellare di Bob Kulick
di suonare quell'assolo lì. E quindi che c'è da dire in più di The Crimson Idol? Vi posso solo dire che in questo 2017 i Wasp faranno uscire un Blu-ray, un DVD in cui sarà contenuta finalmente tutta la storia di Jonathan, quindi il concept album che stava dietro a The Crimson Idol sarà finalmente disponibile in formato inedito, e quindi saranno anche in tour per presentare le scene del film mentre ci sono loro davanti che suonano. Ancora ritorna l'idea un po' alla The Who di fare musica, e con questo capitolo Blackie si conferma uno dei migliori compositori della sua generazione, una mente più illuminata di tutti gli altri cantanti dell'hard rock a stelle strisce, e soprattutto una mente inquieta e sempre pronta a rivoluzionarsi. Dopo un tour importante per The Crimson Idol, partecipazione al Monsters of Rock di Donington, c'è che Blackie Lawless si prende una lunga pausa, ha dei problemi di depressione, e il prodotto di questi problemi di depressione è comunque un altro capolavoro. Siamo al 1995 e gli Wasp daranno alle stampe Still Not Black Enough, un album registrato con tre quarti della formazione di The Crimson Idol. C'è Frankie Banali alla batteria al posto di Stet Holland. È un album che io personalmente adoro, reputo uno dei migliori album della storia degli Wasp a partire dagli anni 80, un album che non sbaglia una canzone, un album che a partire dalla title track, cioè Still Not Black Enough, nella quale contiene uno dei più bei assoli di Bob Hewlett che abbia mai registrato in tutta la sua carriera, e poi in seguito con le canzoni più politiche e più pessimiste come possono essere Goodbye America, Scared to Death, con dei testi impegnatissimi che 10 anni prima non si sarebbe mai potuto immaginarsi da una band che andava a giro e a spasso così, c'è proprio da riflettere quanto sia stata importante la maturazione di tutti questi anni. Senza dimenticare che questo album contiene al suo interno due delle ballad più belle mai registrate dalla band americana, ovvero Brett e Keep Holding On, che vi consiglio assolutamente di recuperare, perché questo album non è assolutamente molto famoso, non viene mai citato da nessuno, e quindi vi consiglio assolutamente di farlo vostro. Still Not Black Enough,